titoli del TG7 alla vigilia dello sciopero dei medici, il mondo della sanità in ebollizione. Era ad Amburgo, ma sapeva e fu complice. 30 anni di carcere chiesti dall'accusa per Katarina Miroslava. Stessa pena per il marito, presunto autore materiale dell'omicidio dell'industriale parmense Carlo Mazza. A sparare fu lui, Alboino. Parla in corte d'assise la madre dei fratelli calabresi Mantuano, uccisi un anno fa. Un libro nero per gli abusi lo terrà la CNA, che invita le piccole aziende a denunciare gli illeciti negli appalti. 4 kg di droga leggera sequestrati a Bologna, i carabinieri arrestano 2 persone, la polizia sulle tracce di trafficanti di LSD, in manette 3 spacciatori del pericolosissimo acido lisergico. La poesia degli ultimi 30 anni analizzata in un bel libro di Niva Lorenzini, intervistata dal TG7. Calcio, liquidato Sonetti, da oggi il Bologna è ufficialmente senza allenatore. Nudi gruppioni verso l'incontro decisivo. Buonasera. Lo sciopero indetto dai sindacati dei medici ospedalieri dell'Emilia-Romagna è stato confermato. Domani i camici bianchi, fatta salva l'assistenza, incroceranno le braccia per 2 ore per protestare contro la convenzione tra l'università e l'USL che domani la giunta regionale dovrà approvare. Oggi i medici del Bellari hanno deciso di ricorrere ad ogni mezzo per impedire che la convenzione tolga al reparto di neurochirurgia 10 posti che andrebbero all'università. Si tratta di accordi di potere, scrivono in un comunicato, che mettono in discussione perfino lo stesso piano sanitario regionale. Oggi si sono conclusi i lavori della commissione per la convenzione, composta dai rappresentanti dell'università, dagli amministratori Mancini e Mangiaterra e dall'assessore alla sanità Moruzzi, il quale dichiara che su 2 punti il parere non è unanime: la direzione del pronto soccorso affidata ad un universitario e il riconoscimento di Bellari e Malpighi come ospedali per l'insegnamento. Da un anno in 27 USL dell'Emilia-Romagna su 40 si sperimentano i profili diagnostici, gruppi di analisi che il medico può prescrivere con un semplice codice numerico che servono a confermare o meno il sospetto di una data malattia. La sperimentazione ha portato un bilancio positivo: con i profili diagnostici si spende meno e si fanno analisi più attendibili. I dati, presentati dall'assessore regionale alla sanità Barbolini, evidenziano un risparmio di 5 miliardi, mentre i medici confermano la validità scientifica del profilo diagnostico e la snellezza delle procedure. L'abbattimento dei costi deriva dall'esclusione di tanti esami considerati inutili ai fini di certe diagnosi, come la zootemia, le gamma GT, T3 e T4. Vengono richieste di più invece, ad esempio, le ricerche dei marcatori dell'epatite. Il profilo della diagnosi del diabete costa 8.800 lire contro le 99.000 di prima e così altri, mentre quello preoperatorio ha un prezzo più alto perché più completo. Il risparmio in questo caso consiste in azione dei giorni di ricovero. Ai 19 profili adottati finora sono stati aggiunti, tra gli altri, quello per il controllo della salute materna e fetale nella gravidanza normale. Il risparmio, quando i profili saranno prescritti a pieno regime in tutte le USL, è stimato in 40-50 miliardi. A Bologna il CUP accetta i profili diagnostici da poco tempo, ritardo legato alle variabili delle esenzioni per il ticket. Una novità anticipata da Barbolini è la consegna diretta al medico dei risultati delle analisi prescritte al paziente, ma solo in via sperimentale in alcune USL. E dagli esami diagnostici a quelli di maturità che riguardano centinaia di migliaia di studenti. Il servizio di Marco Rossi. Ore e ore trascorse a studiare e a ripassare, a volte anche di notte. Qualche caffè per rimanere svegli, molte telefonate agli amici per confrontare la preparazione. Dopo giorni di tensione conditi dalla paura di non sapere mai tutto, questa mattina alle 9 è scattata l'ora X per 7.000 studenti bolognesi. È stata come sempre la prova scritta d'italiano ad aprire l'edizione 91-92 degli esami di maturità. Anche quest'anno non erano mancate le previsioni dell'ultima ora, gettonatissimi per il tema d'attualità, l'ecologia o lo scandalo delle tangenti, mentre per la letteratura i soliti ben informati giuravano sul foscolo. Ma come quasi sempre accade, le previsioni sono state smentite. All'apertura delle buste sigillate inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione, i ragazzi si sono trovati di fronte subito gli squilibri economici tra il nord e il sud del mondo. Quali sono i rischi di queste enormi differenze tra società ricche e industrializzate e altre povere fortemente arretrate, si chiedeva al candidato, il quale veniva invitato anche a proporre alcune possibili soluzioni al problema. Un argomento vastissimo che, se accolto di sorpresa un po' tutti, non sembra però aver scontentato nessuno. Io ho fatto il tema d'attualità,
era abbastanza, non era difficilissimo, era sull'ecologia e sul problema dei paesi sottosviluppati. Mi sembrava quello che rispondesse più alle mie conoscenze. Bene, sì, facilino, non troppo difficile, si poteva fare. Che tema hai fatto? Il secondo sulla poesia del primo Novecento. Era una di quelle che vi aspettavate oppure no? Assolutamente no, speravamo in Foscolo, Vergo, Pirandello, ma anche la poesia del primo Novecento non è troppo difficile da affrontare come argomento. È utile giudicare un ragazzo in pochi giorni dopo tutto quello che ha fatto durante l'anno? No, per me no. Entra in gioco molto il destino, il caso, poi è la fortuna e la capacità di un ragazzo di sapersela cavare. Non si riesce ad essere totalmente obiettivi nel giudicarlo. La seconda traccia, quella di letteratura, proponeva dunque alcuni scritti di autori del primo Novecento, Corazzini, Palazzeschi e Marino Moretti. Il significato della poesia e il ruolo del poeta all'inizio del nostro secolo era l'argomento sul quale si dovevano cimentare i candidati. Primo Novecento anche per ciò che riguarda il terzo tema, quello di storia, il suffragio universale del 1913, conseguenze e cambiamenti sulla società italiana, questa è la traccia indicata dal Ministero. Il quarto tema infine come sempre era diverso a seconda degli indirizzi, tra gli altri una frase del premio Nobel Carlo Rubbia per la maturità scientifica e tecnica e la violenza nel mondo giovanile per la maturità magistrale. Domani si prosegue con la seconda prova scritta, mentre dalla prossima settimana cominceranno gli orali. La parola quindi toccherà le 98 commissioni sparse tra città e province che dovranno dare il giudizio finale. Le cifre comunque dovrebbero bastare da sole a confortare gli esaminandi. L'anno scorso a Bologna i promossi sono stati il 98,7%. Bene, un in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno sostenendo gli esami di maturità. E passiamo invece alla cronaca giudiziaria. Sta per concludersi il lungo tormentone processuale che riguarda l'omicidio Mazza e quindi riguarda la ballerina polacca Miroslava e suo fratello e suo marito e un altro imputato. Questa mattina è terminata la requisitoria del procuratore generale. Vediamo il servizio. Per il procuratore generale Vito Zincani, che stamani ha terminato la sua requisitoria al processo d'appello bis per l'omicidio dell'industriale parmense Carlo Mazza, non ci sono dubbi sulla colpevolezza dei quattro imputati, per i quali ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione nei casi di Katarina Miroslava e di suo marito Witold Kilbasinski e a 24 anni ciascuno per il fratello della ballerina polacca Zbigniew Drozdzik e per il tedesco di origine greca Demosthenis Dimopoulos. Zincani, che ha sottolineato la mancanza di un alibi da parte dei tre uomini, la Miroslava invece il giorno dell'omicidio si trovava ad Amburgo, si è detto convinto del fatto che, considerando il movente economico del delitto, e cioè incassare la polizza assicurativa da 1 miliardo stipulata da Mazza a favore della sua amante, la ballerina deve avere dato per forza l'assenso all'omicidio ed è dunque da considerare colpevole anche se non si trovava a Parma la notte tra l'8 e il 9 febbraio dell'86. Al termine del processo di primo grado, Katarina e il marito erano stati assolti per insufficienza di prove, mentre avevano subito una condanna al primo processo d'appello, la cui sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione. Stamane Zincani ha anche chiesto l'arresto per la coppia, provvedimento da emettere in contemporanea con l'eventuale condanna, proprio perché, ha spiegato il procuratore generale, alla vigilia delle sentenze Katarina è sempre scomparsa e il marito, la volta precedente, fuggì. La ballerina oggi non si è presentata in aula accusando un'indisposizione, ma ha seguito l'udienza attraverso il telefono cellulare del suo attuale compagno. Le immagini si riferivano all'udienza di venerdì scorso. Prima udienza oggi a Bologna del processo per l'omicidio di Antonio e Francesco Mantuano, i fratelli calabresi feriti a colpi di pistola nel luglio dell'anno scorso e in seguito deceduti. La madre delle vittime ha confermato davanti alla corte che prima di morire in ospedale uno dei due figli le confidò che a sparare era stato Giuseppe Alboino, ora imputato, amico d'infanzia dei due fratelli con i quali però i rapporti erano diventati tesi. La corte ha ascoltato anche uno dei giovani che si trovava nell'abitazione dove avvenne il fatto e che udì la sparatoria. Il processo riprenderà il prossimo 6 luglio. Adesso un po' di pubblicità e poi noi riprenderemo subito dopo con la seconda parte del nostro telegiornale. Se tu vuoi
una caramella, ma con qualcosa in più. Prova queste carastelle, al fruttosio frutta più, ma non chiedermele più. Carastelle! Carasnelle frutta più, caramelle naturali al fruttosio, da Fabbri. Centro Leonardo, il modo più nuovo di fare la spesa. A Imola, in viale Amendola 129. La cremeria ti sa tentare e ti dispiace se devi andare. Veniteci a Motta che gran gelati, sarete tutti conquistati. Stasera restiamo a casa mia perché c'è Motta con la cremeria. Raccogli 6 punti la cremeria, avrai in regalo i gran cuscini Zucchi. Sono il tuo avvocato, d'ufficio. Guarda cosa ti hanno trovato addosso. Cop car. Ma sei scemo? Rischi degli anni per furto con destrezza. Quale destrezza? Vabbè, insomma, con cop car vai alla cassa, non ti serve il contante, ma ti serve il codice segreto. E poi è comoda e sicura, ma è per i soci cop. Tu sei socio cop? No, e allora? Che poi tanto per te non fa differenza perché sarai in galera. Però Cop Card, se la chiedi entro il 30 giugno, è gratis per un anno. Chiedi Cop Card, se sei socio Cop o vuoi diventarlo. Cop Card, la carta contante del socio Cop. La spesa è sicura, comoda, veloce. Bene, all'interno in studio, andiamo avanti con i servizi. È stata presentata questa mattina una iniziativa della CNA regionale in tema di appalti pubblici. Servizio di Liliana Fabbri. Contro piccole e grandi anomalie che riguardano il funzionamento degli appalti pubblici, nascerà un albo degli abusi e degli illeciti. L'idea è della CNA regionale, che invita le proprie associate a segnalare quello che non va, presto anche attraverso un numero verde. Anche se la pratica della tangente sembra ancora fortunatamente occasionale in Emilia-Romagna, la CNA si mostra preoccupata per un sistema che rischia di penalizzare proprio le imprese sane. Se il mercato è drogato, infatti, è la libera concorrenza fra le imprese che ci rimette. Ecco quindi l'esigenza di nuove regole per gli appalti, per eliminare alla radice la possibilità di illeciti più o meno gravi. E a questo proposito la CNA e la Federazione degli Artigiani Edili hanno predisposto un pacchetto di proposte. Dalla separazione di poteri e funzioni fra autorità politica e tecnici alla semplificazione della legislazione, dalla massima pubblicità degli atti al controllo dei subappalti. Altre proposte sono rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, limitare la revisione dei prezzi, ripetere l'appalto in caso di varianti in corso d'opera, escludere dagli appalti per almeno 5 anni le aziende inadempienti. L'iniziativa della CNA, che trae origine da indicazioni emerse nel corso del congresso dell'anno passato, in tempi non sospetti quindi, è stata sollecitata anche dalle preoccupazioni crescenti per l'andamento del settore, dove il calo degli investimenti è stato accentuato dalle vicende milanesi. Se non cambierà presto qualcosa, la CNA prevede infatti nel 1992 un calo del 10-12% degli investimenti pubblici in Emilia-Romagna, pari l'anno scorso a 1.148 miliardi, equamente divisi fra edilizia e infrastrutture. Grave quindi il pericolo per la produttività e l'occupazione nelle 22.000 imprese artigiane edili e le 10.000 operanti nell'installazione di impianti. Trasparenza, moralizzazione, nuove regole per gli appalti. Dalla Lega delle Cooperative ai sindacati, alle organizzazioni imprenditoriali, come abbiamo appena visto, è un coro unanime. Bisogna riformare un sistema che lascia troppo spazio alla discrezionalità e all'infiltrazione di interessi personali. Ma come funziona questo sistema e quali sono questi spazi? Liliana Fabbri ha prodotto apposta una scheda. Vediamo. La pubblica amministrazione ha a disposizione 4 diverse procedure di contrattazione per scegliere le aziende a cui affidare l'esecuzione di lavori. Sono l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata.
Nell'asta pubblica o pubblico incanto, la scelta del contraente avviene nel corso di una riunione, appunto pubblica, a cui tutti quelli che sono in possesso dei requisiti indicati dal bando possono partecipare, presentando la loro offerta. Si aggiudica il lavoro chi offre il prezzo più basso. La